praticamente avete sbagliato quattro partite di seguito, perché avete perso quattro partite, poi siete andati a vincere a Como e adesso c'è il pareggio. Ecco, state uscendo da questa piccola crisi, secondo te? Ma chiamiamola piccola crisi. No, ma assolutamente, quando i risultati non arrivano non sono un caso, io la vedo così. Certo è che le prestazioni per me, appunto, a parte quella col Gozzano fuori casa, ci sono sempre state. Sicuramente siamo una squadra che deve crescere. Io sono fortunato e sono molto contento di essere in questa squadra, perché è un gruppo con cui mi trovo benissimo e sicuramente è un gruppo che è molto positivo. Anche dopo le quattro settimane delle quattro sconfitte ho sempre visto un gruppo che voleva cercare di migliorarsi e voleva assolutamente uscire da questi risultati negativi. Abbiamo fatto un'ottima, secondo me, prestazione sotto il punto di vista del gioco domenica a Como. Numeri alla mano, penso che la partita di oggi la Varesina abbia fatto due tiri in porta contro le nostre 5-6 occasioni nitide. Sì, sì. E quindi, appunto, sono qui a commentare un pareggio che oggi non mi va più, nel senso, come era già stato con il Seregno in casa, che avevamo pareggiato anche 1-1, non mi va giù. Dobbiamo crescere, perché nei momenti in cui forse vediamo l'avversario in difficoltà non riusciamo ancora ad avere quei 10 minuti in cui riusciamo a chiudere la partita. Non c'è successo col Gozzano, non c'è successo oggi, non c'è successo con il Varese in casa, perché col Varese in casa, se chiudi la partita dopo il 2-1, che loro erano morti, fai il 3-1, la partita è finita e perdi 3-2. Poi certo è, appunto, come dicevo prima, capita che la deviazione del loro numero 17 va dentro, sei qui a commentare una sconfitta, quindi alla fine. Infatti, quella partita col Varese rimane una partita con la Varese. Sarebbe rimasta con il Varese.